Benvenuti a Sanremo Smart da Capitol 55 RAW con gli appuntamenti sul Festival di Sanremo. Oggi incontriamo Elena Faggi. Ciao Elena, come stai? Piacere. Ciao, tutto bene, piacere mio, grazie. Allora, sei a Sanremo, sei chiusa dentro nella tua camera d'albergo, nella tua bolla e attendi Sì. di presentarti al grande pubblico. Sei emozionatissima? Eh sì, emozione alle stelle, ma perché sono 2 mesi che aspetto questo momento e adesso che è così vicino è quasi surreale. Ma com'è stato il primo impatto con Sanremo, con l'Ariston, con il grande carrozzone del festival? Allora, io all'Ariston in realtà la primissima volta che ci sono andata è quando ancora ero ad Area Sanremo, ero passata tra gli 8 vincitori. E sono salita sul palco ancora non arredato e senza sceneggiature per il festival, però già salire sul teatro per fare le interviste, emozionata e mi ero quasi immaginata io che cantavo lì sopra. E adesso che ci devo cantare davvero è tutta un'altra cosa. Hai già incontrato qualche tuo collega cantante o anche dei giovani? Allora, specialmente a dicembre, quando ho fatto la mia esibizione, il giorno dopo, durante le interviste, mi ricordo che Arisa è venuta dietro e mi ha toccato sulla spalla e mi ha detto: "Ciao, sei bellissima!" E io "Ciao!" Quindi ho incontrato lei, poi dopo quella sera, mentre salivo per andare ad esibirmi, o comunque sperando di esibirmi, dato che ancora non sapevo di essere passata, ho visto qualche big. Invece, per quanto riguarda i miei compagni di viaggio, diciamo, conosco bene i Dell'AI perché hanno fatto il percorso di Area Sanremo con me e poi ho conosciuto Folcast. E gli altri, in realtà, li ho abbracciati nel momento in cui abbiamo saputo che eravamo tutti in finale, quindi proprio il 17 dicembre, ed è stato bellissimo perché non ci conoscevamo, ma ci è proprio venuto spontaneo, però del resto non sono ancora riuscita a vederli. Allora, il tuo brano parla di una fase dell'innamoramento, più o meno. Esatto, sì. Tu sei in questa fase oppure no? Sei innamorata? No, purtroppo no, ora. Diciamo che la musica Allora mi sta facciamo occupando molto tempo. un messaggio a tutti che sei single e che a Sanremo cercheremo l'anima gemella. No, però comunque mi sono innamorata o comunque ho provato, diciamo, sentimenti in passato, però in realtà ancora secondo me devo vivere ancora il vero vero amore. Infatti c'è, che ne so, non parla proprio dell'amore in sé, parla di quel momento in cui ti piace una persona, inizi a provare qualcosa, ma non sai se ti ricambia, quindi hai un sacco di dubbi, dici che la odi, ma in realtà non è vero, e tutte queste cose. Tu ti esibirai domani sera o mercoledì? Sei nella prima o nella seconda? Sono nella prima ondata, mi Nella prima esibirò ondata. domani. Ok, allora ci fai uno spoiler sul tuo look? Allora, il mio look ricorda un po', è ispirato un po' ai manga e alle ragazze di Shibuya e Tokyo. A me piace molto e secondo me potrà essere d'impatto. Va bene Elena, allora aspettiamo di vederti domani sera sul palco dell'Ariston, tifiamo per te e mi raccomando stai chiusa dentro in albergo, non muoverti, non Sì, fare niente. non vado da nessuna parte. Mi hanno detto che è rigidissimo appunto il Sì. protocollo, che siete lì da soli, un addetto e basta, cioè vi spostate solo per le prove, ma è giusto che sia così. Esattamente, sì, è giusto. Dai, dai Elena, alla grande e ci vediamo prossimamente. Grazie della chiacchierata. Grazie Ciao, buona a te. Ciao. giornata e buon palco domani. Grazie mille. Ciao, ciao.